shopping fashion. Ma questo negozio è nuovo. Buongiorno! Buongiorno signorina, benvenuta. Buongiorno. Nel nostro negozio fashion. Scusi, posso aiutarla? Do un'occhiata. Ok. Sto cercando qualcosa per andare a un ballo, un vestito per andare in ballo. Ah, perfetto, allora ho la cosa giusta che le serve. Ok. Signorina, questo è il suo vestito per il ballo. Eccolo, il vestito del ballo! Che emozione, signorina! Ma io devo andare a un ballo! È il vestito del ballo! Non lo riconosce? Il vestito del gran ballo, dove conoscerà il suo principe azzurro! Ma questo è il vestito di Cenerentola, signorina! Non devo andare mica a carnevale! Ma come carnevale è il vestito del ballo? Lei deve andare a un ballo, questo è il vestito del ballo! Questo vestito si adatta per... Questo è il vestito di Cenerentola! Ecco, allora mi ascolti bene, signorina, perché lei si deve ricordare che questo vestito a mezzanotte si trasformerà in uno straccio per lavare in terra! Quindi, se lei non vuole ritrovarsi per la sala a danzare con addosso il moncio della Vileda, lei a mezzanotte deve essere a casa. Ma io devo andare in discoteca! In discoteca? Qualcosa di rosso, di nero, anche giallo! Qualcosa di nero e rosso, ma qualcosa di cappini, qualcosa... Ma questo risplende tantissimo, poi si adatta perfettamente alla sua corporatura, guardi, è perfetto. È sicura che non le interessa? Vabbè, no. Allora le troveremo qualcos'altro. Un vestito rosso e nero, oppure un vestito giallo e nero, qualcosa. Vabbè, andiamo lo a controllare. Lo vuole reiterato? Lo vuole... Vabbè, le troverò qualcosa io. La signora ha le idee un po' confuse, mi sì. pare. Ecco, allora cerchiamo di accontentarla. Esatto, questo è rosso e nero. I due colori, guardi, qui ci sono anche delle cuciture ed è un po' glitterato qui, proprio esatto. Come l'avevo chiesto. Rosso e nero. Ma io non devo mica andare ad Halloween. Ma com'è Halloween, scusi? Non mi devo mica vestire da vampiro. Ma questi sono... Io non ho chiesto questo vestito. Rosso e nero. Guardi, ha anche la collana, così non deve neanche utilizzare i gioielli. Ha questa bella croce, così non deve neanche utilizzare degli altri gioielli, è già tutto incorporato. E ha questa bellissima... Ma no, io non voglio, non devo andare a carnevale, non devo andare ad Halloween, non devo andare ad Halloween vestita da vampiro. Ma scusi signorina, lei ha chiesto, lei mi ha detto esattamente così, mi ha detto un vestito nero rosso, glitterato, rosso e nero per andare in discoteca. Cosa pretende dal mio negozio? Senta, allora avete un vestito giallo? Un vestito giallo? Un po' più colorato, qualcosa di colorato, non per forza giallo, qualcosa di colorato. Va bene, allora andiamo a controllare qualcos'altro. No, non un vestito da vampiro. Va bene. Qualcosa di molto colorato, ok. Signorina, le ho portato due scelte di vestito. Questo che è giallo, che me l'ha chiesto lei, e questo colorato, guardi che meraviglia, tutto arcobaleno. Molto grazioso. Ma io dovrei andare in discoteca vestita come i bambini dell'asilo? Come i bambini dell'asilo? Ma... Questo è un vestito alla moda, signorina, questa è moda, non so se lei la conosce. È moda, guardi che... Questi sono vestiti da bambino dell'asilo! Quindi non le piace? Me l'ha chiesto lei. Io devo andare in colorato. Discoteca, vabbè. Provo questo. Questo qua, vuole provare okay. questo? Ok, va bene. Sì. Allora signorina, le do questo da provare. Ok, ma dove lo dovrei provare? Dov'è il camerino? Signora, in questo... negozio non abbiamo il camerino, ma abbiamo il bagno, può provarlo in bagno lì. Ma state scherzando? Io dovrei provare un vestito in bagno. Andiamo in sto bagno allora. Mi dispiace, purtroppo non abbiamo camerino. Ecco qui, può andare in bagno e voilà. Oh, signorina, la riconosco. Ma lei è quella che c'era al bar l'altra sera? Ma cosa ci fa qui ancora lei?
Purtroppo sono venuto a cercare delle magliette da comprare, solo che prima ero andato al bar a mangiare... un'altra bistecca! Esatto, ho mangiato un'altra bistecca e poi quando sono arrivato qui mi è venuto tantissimo mal di pancia. Oh mio Dio! Scusi, mi può lasciare finire un attimo? Oh mio Dio! Io dovrei cambiarmi e provare questo vestito in neanche un camerino, in un bagno dove c'è un orso che sta facendo i suoi bisogni! Un orso che fa i suoi bisogni? Ma lo sentite quanto che c'è? Ma quelle bistecche c'è? Cioè, vabbè, signorina, se le... Ecco dove era finito quell'orso. E in effetti non l'abbiamo più visto. Pensavo fosse andato via, invece era ancora perché? In bagno. È venuto a comprare delle magliette, poi non l'abbiamo più visto. E quindi era chiuso in bagno. E beh, aspettiamo un attimo che esca e poi lei va a provare. Aspettiamo un attimo che esca. Ok, però c'è un'altissima puzza. Signorina, se lei vuole provare il suo abito, non c'è il camerino, in che posto lo vuole provare? Se lo vuole provare, se lo vuole provare qui davanti a tutti, davanti è alle clienti. Vetrine. È passata tipo mezz'ora, è passata mezz'ora e quell'orso non è ancora uscito dal bagno. Se vuole vado un attimo a controllare. E magari controlliamo, va, controlliamo sì, come controlliamo. Sta. Abbia pazienza, signorina. Mi scusi, signor orso, ma... Sara ha finito perché la signorina sta aspettando da mezz'ora e lei è ancora qui dentro a fare i suoi io mi sento molto bene. Faccia pure entrare la signorina e io mi giro dall'altra parte, non c'è problema. Ne ho ancora per un'oretta circa. Va bene. Ancora per un'oretta, ma addirittura. E guardi, signorina... L'orso dice che ne ha ancora per un'oretta, se vuole aspettare un'oretta qui con noi, se no può andare a provarlo direttamente con sì, lui. Sì, l'orso ha detto che si girerà dall'altra parte e lei potrà... Esatto, non la guarderà assolutamente, sì. Tanto agli orsi piacciono le orse, quindi se vuole andare... Ma io non sono un'orsa. Appunto, quindi non le piacerà, può andare. Scelta quelle lì. Vorrei il numero 32. 32? È il numero 32, ma questa qui è una taglia unica, signorina. Sì, è una scarpa... questa qua a maglietta. Le scarpe hanno i numeri. Ma questa sì, no, questa qui è una scarpa speciale che calza su tutti, guardi, sì, calza su tutti. Le provi? Non la provo. Le provi pure? Oh, le calzano perfettamente, signorina. Le calzano perfettamente queste scarpe. Signorina, venga che le do una mano. Guardi lì come le sta bene. Posso camminare da sola? Le sta molto bene. Oh, wow, come cammina bene. Molto bene, signorina. Le cammina molto bene invece, signorina. Molto elegante. Taglia unica, non abbiamo il 32, sempre taglia unica. Sì, magari ci cammina un po'
po' meglio. Le provi? Può provarle. Provo. Poi sono anche un po' più riparate, magari non cado. Vediamo. Vediamo, vediamo. Oh mio Dio. Attenta che attenta, signorina. Ecco, perché sì, sì, come numero le sta, le sta sempre molto bene. Ecco qui, ho finito, sono arrivato. Oh, c'è ancora la signorina, ma mi piace molto questa signorina. Oh, signorina, le stanno molto bene anche queste scarpe. Oh, che bella, signorina. Oh, oh. La mia testa. Allora non le prende? Certo che non le prendo! Sono troppo grandi per me, queste qui sono. Ma come non le prende? Anche peggio di queste! Ci camminava così bene! Stava benissimo, signorina! Stava benissimo! È un vero peccato, guardi! Ah! Ci sono i soldi! Non ci sono i soldi, signorina! Sì, ci sono i soldi! Probabilmente la signorina è inglese. Allora, dunque signorina, cos'altro possiamo farle vedere? C'è qualcos'altro che le può piacere? Non saprei. Ce l'avete qualcosa di Chanel? Qualcosa di Chanel? Qualcosa di Chanel? Ma certo. Una strana richiesta, ma ce l'abbiamo. Signorina, ecco il suo vestito per Chanel. È bellissimo, vero? Vedete? Avete sbagliato, io ho chiesto un vestito di Chanel. È questo di Chanel? È un vestito di Chanel? Ma questo vestito non mi sarà mai. Ma scusi un attimo. Di chi è questo vestito? È il vestito di Chanel, lei è Chanel. Mi ha chiesto un vestitino di Chanel. E questo è il vestitino di Chanel, abbia pazienza signorina, Ma Chanel, ma ce l'ha chiesto lei. È una marca Chanel. Una marca? Una marca. Mai sentita? Io mai conosciuta una marca che si chiama Chanel, non capisco. Non capisco. Allora, se non avete Chanel, voglio Moschino. Moschino? Moschino. Sì, un Moschino. Va bene, aspetti solo un attimo. Aspetti solo un attimo. Ecco, una mosca. Tenga. Eh sì, quello lì è un Moschino. Capisco, la signora chiede delle cose e poi le diamo e non le vanno bene, ma non riesco proprio ad accontentarla. Che cosa pretende dal mio negozio, signorina? Se non conosco una cosa, non può pretendere tanto. Non è che non conoscete una cosa, non conoscete nulla. Permesso? Se lei vuole delle marche. Permesso? Oddio! Buonasera, abbia pazienza, io sto cercando la mia roba! Questa è la mia roba! Io non ho niente di suo! Io l'avevo stesa fuori ad asciugare, fuori di casa ad asciugare. Quando sono uscita sul terrazzo non c'era più niente, c'era lo stendino pulito. Questi sono i miei vestiti, voi me li avete rubati. Signorina, quel vestito che lei ha indosso me l'ha rubato! Me l'hanno rubata con le scarpe. Queste scarpe me le hanno rubate tutte. Allora io voglio sapere come vi siete permessi. Io chiamo la polizia. No. Si tolga questo vestito di indosso. Un vestito me lo ridia. Ma io non ho rubato la sua roba. Sono state loro a rubare. Me l'hanno dato loro. Pensate. Adesso io chiamo la polizia. No, perché favore, questa roba era mia. Io e la mia collega. Dove siete?